Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Allora, avrei dovuto fare un video acquisti della settimana che farò, però visto che io non seguo 15 serie, 20 serie al mese, quindi ho 3 o 4 uscite a settimana, ma poche, cioè settimane zero, ho deciso che faccio ancora uno e poi dopo farò gli acquisti del mese, così è più comodo e tutto quanto. Adesso però voglio unire gli acquisti della settimana a un video di tre fumetti, che poi sarebbero graphic novel, che consiglio per Natale da regalare. Allora, partiamo subito con gli acquisti della settimana, così li levo. Allora, stasettimana ancora non ho avuto tempo per problemi di lavoro di acquistare Attica 2, che è già uscito, che acquisterò settimana prossima e farò un video recensione. Perché sì, perché lavoro io, non è che leggo solo i fumetti tutto il giorno, anche se ne ho 200 kg. Comunque, questa settimana ho acquistato il 6 e il 7 di Storia del West, che erano dei recuperi che dovevo fare, così ce l'ho tutti. Non serve che questo dica, è un gran fumetto, veramente un gran fumetto. Nella mia top 10, diciamo che è il secondo se non il terzo, dipende se devo giudicare uno, se lo metto o no nei preferiti a livello emotivo o no. Comunque, il 6 e il 7 Storia del West, e poi numero 2, che sarebbe il 79 numerazione normale, Drago Nero il Ribelle Ritorno a Soria, che già ho fatto la video recensione, se volete andate a riguardare il video. E ok, poi allora, per quanto riguarda tre fumetti graphic novel da regalare a Natale, allora io ho preso dei graphic novel perché non è che si può regalare un fumetto che regali, che è il 56, è il numero 56 di una serie, non andrebbe. Meglio regalare un cartonato, o il primo, o un cartonato che è un volume unico. Sempre più anche meglio, no? Come regalo. Iniziamo subito con uno dei miei preferiti, chiaramente Drago Nero Le Origini, cartonato molto spesso, potete vedere, bello. Questo racconta praticamente i disegni di Matteoni, storie Enoch Vietti. Questo racconta praticamente le origini di Jan, che quando diventa un Valiardardo, ossia quando uccide il primo drago e beve il sangue del drago, e iniziano tutti i poteri sua. Ci sono delle robe interessanti. I disegni, bene, anche a dirlo, le tavole sono pazzesche. Faccio vedere qualche tavola. Così. Profumo è bellissimo, dei graphic novel così. C'è qualche tavola, bellissimo. Non ve lo spoilero, ma sono dei disegni belli. Molto bello. Prezzo 28 euro. In libreria, se non vado online, costa meno. Attenzione, dove lo prendete, perché ho visto di Amazon, vuoi fare cattiva pubblicità, ma Amazon potrebbe succedere che arrivano un po' sbeccati, un po' rovinati. Cercate altri siti, dove vi consiglio, oppure sono solo sfortunato io in una consegna. Comunque, questo qui è il primo che consiglio, Drago Nero Le Origini. Il secondo che consiglio, sempre sulla storia Drago Nero, è Senza Anima, questo è il numero 1. Allora, questo è disegnato da Alberti, ma sempre storia di Enoch e Vietti. E Senza Anima, ossia la compagnia mercenaria dove Jan si è arruolato per 2 anni prima di poi andare all'Accademia, quando era giovane. Molto, molto disegni molto più maturi del Drago Nero classico, molto ambientazioni molto più splatter, molto più noir, anche i personaggi, caratteri dei personaggi molto più crudo, molto più
come posso dire, alla 300, già ho detto, comunque anche questo vedete, guarda un video recensione che ho fatto, alla 300, alla Fullmetal Jacket, alla Apocalypse Now Redux, molto molto diversi, c'è molto più sangue, c'è molto più, non è politically correct, molto più, veramente bello. Questo è l'uno, faccio di qualche tavola, si vede bene. Comunque ogni albo c'ha un fumettista diverso e anche i coloristi credo che si susseguano. Ma vedi come sono i colori, le ambientazioni. Veramente bello. Questo è, costa 16 euro. Questo è numero 1. Senza anima. E del numero 1 ci dovrebbe essere anche una variant rossa, se non sbaglio. Veniamo al terzo. Il terzo è. Sono due. Comunque, l'uno è Ciambara o Ciambara, Lampo del Tuono, e Recchioni e Andrea Cardi, disegnatore. Recchioni, anche a caso, comunque Recchioni non servono presentazioni. Samurai, praticamente un maestro. Per sconfiggere un samurai molto cattivo, arruola altri tre samurai, una donna e due uomini, che formano, diciamo, una squadra per sconfiggerlo e incombono varie situazioni. Questo è, diciamo, il primo, ma comunque c'è un altro Ciambara, il primo proprio. I disegni sono qualcosa di spettacolare, spettacolare, veramente. Quasi catapultati veramente in un'ambientazione di samurai proprio come non mai, squartamenti, sbudellamenti, anche abbastanza crudo, bellissimo, veramente i disegni sono veramente veramente belli. 18 euro esce per Sergio Bonelli editore. E ci sarebbe anche il 2 che praticamente continua la storia. Io consiglio di prendere tutti e due, sempre per 18 euro. Ciambara, il primo era il Lampo del Tuono. Lampo del Tuono. E il secondo è la Spada del Tradimento. Ecco qua, faccio ancora qualche tavola. Questo qui, anche i disegni, è neanche nero, ma un gran bianco e nero, veramente. Grandi disegni. C'è, vorrei farvi vedere una, se la trovo, una tavola che è, non so se è nel primo o nel secondo. C'è tipo questa tavola qua. Poi qui quello che mi piace a me molto è che ci sono, rispetto ad altri che non hanno, tavole a doppia pagina. Tipo questa, gente impalata, pazzesca. Tavole a doppia pagina che sono pazzesche. Quella che mi piace a me dovrebbe essere qua sul primo volume. Poi dopo comunque ci sono degli extra e tutto quanto. Questa qui anche, una tavola a tutta pagina, bellissima. Scusate la qualità delle immagini, molto molto bella. Abbiamo detto 18 euro, se ci vuoi aiutare, Recchioni Accardi. Allora, questi qua sono i tre fumetti graphic novel che io consiglio da regalare a Natale, a chi comunque è appassionato già dei fumetti. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, commentate se avete letto uno di questi fumetti che ho consigliato. Che ne pensate voi? E mettete like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi per vedere gli altri video. Arriviamo a 50 iscritti, così vorrei fare un bel video collezione Drago Nero. E niente, ciao a tutti, al prossimo video.